Questa è una stagione straordinaria per chi ama il cicloturismo sui Colli Euganei. Mi trovo ad Arqua Petrarca e se avete modo di passare su queste strade e tornerete a casa con tanta bellezza e un po' di felicità. Turismo, allora domenica c'è stato un buon afflusso, purtroppo il problema è durante la settimana e il problema è perché ancora ci si può muovere solo quelli della regione Veneto. Chi sono i ciclisti che arrivano ad Arqua ogni giorno? Beh, diciamo che il grosso è il sabato e la domenica. E farò tra sabato e domenica un 300 più o meno. 300 ciclisti sì, sabato e domenica? Sono tutti gruppi da 10, 15, 6, 7. Durante la settimana fai una media di una quarantina, 50 al giorno più o meno. Allora, rispetto all'anno scorso la situazione è diversa, nel senso che l'anno scorso venivano gente, turisti che venivano a visitare la Casa di Petrarca e entravano nei negozietti curiosi di trovare i prodotti tipici. Adesso al sabato e la domenica gira più gente, però è la classica gente con lo zaino che scappa da casa con la bicicletta e che viene per respirare aria e non è molto interessata al commercio e alla Casa Petrarca. Quindi voi non amate molto il cicloturismo? No, dai, li amiamo ugualmente. Allora, abbiamo sanificato come vuole la legge, potete vedere tranquillamente la casa, c'è tutto un percorso al piano terra e al piano superiore e abbiamo anche l'igienizzante all'ingresso. Mi manca proprio il turismo, manca quello, il turismo quello culturale. Culturale, bravissimo, è quello che si vuole vedere i prodotti tipici, che vuole vedere cosa c'è di particolare ad Arqua. E cosa c'è di particolare ad Arqua? Le giuggiole? Le giuggiole, il brodo di giuggiola. Pensavo che non ritornassero, invece sono ritornati tutti. Dopo la pausa sono dopo tornati. La pausa, sì. Perché Arqua è una meta che piace. Poi ho anche il posto perché possono entrare con le biciclette, quindi le vedono perché hanno un costo le loro biciclette. Grazie, buongiorno Martina. Grazie, buongiorno, arrivederci.